Allora, io cerchiamo di... Sì, faccio... Scusate se mi sono dilungato. Allora, io voglio, secondo me è importante fare qualcosa sul bilancio, perché anche noi consiglieri non sappiamo assolutamente niente. Quindi, se facciamo un'iniziativa che è aperta alla cittadinanza, in cui spieghiamo i contenuti del bilancio, in cui spieghiamo dove sta, l'amministrazione intende spendere i soldi, secondo me torna utile. Sono d'accordissimo sul discorso Expo, in cui magari in effetti ci vuole qualcuno che vada dentro a fare uno studio proprio sul dettaglio, su quali sono i capitoli di spesa e che cosa stanno spendendo e che cosa rimarrà alla cittadinanza dopo tutto. Secondo me noi come consiglio, consiglieri, come consigli di zona dovremmo avere degli obiettivi comuni che ancora non abbiamo, nel senso che abbiamo aderito alla azione legale sul PGT, ma non abbiamo più parlato, non abbiamo sensibilizzato la gente, e quella cosa lì ci ritornerà conto, insomma, perché non abbiamo lavorato in quella direzione. Abbiamo fatto partire il discorso della sicurezza sui mercati, per il discorso, cioè l'abusivismo, cioè la mancanza proprio di sicurezza, non possono passare mezzi pubblici, mezzi di soccorso all'interno. Abbiamo fatto delle sopralluoghi proprio in questi mercati, secondo me bisognerebbe lavorare in quella direzione. La sicurezza intorno alle scuole, proprio dal punto di vista dei bambini, dei ragazzini che vanno a scuola. Cioè, la viabilità. Sì, proprio sul discorso dal punto di vista della viabilità. E poi il ricepimento delle direttive europee per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico e l'utilizzo dei cellulari. L'Europa è stata molto chiara e noi ce ne stiamo sbattendo le palle, le scuole le stanno facendo tutti i colori. E poi bisogna parlare anche un po' del referendum deliberativo, cercare di avere una direzione comune in quel senso. E l'ultima cosa è come comunichiamo tra di noi, perché secondo me per me è un problema non riuscire a parlare con i consiglieri. Troviamo o continuiamo in questo modo qui, oppure non so, cioè vediamo se c'è un'alternativa. O leggiamo di più l'email, non so, quello è secondo me fondamentale. Io non dico che tutti i giorni bisogna avere le risposte, però ci sono argomenti su cui proprio non c'è discussione. Qualcuno lancia l'argomento, delle emozioni, delibere o in domande, però non ci sono risposte. Basta. Cerca di essere veloce. Allora. Una cosa fondamentale che mette insieme quello che diceva Mattia, che era un po' anche, cioè, mi sento un po' una proposta che avevo lanciato qualche mese fa anch'io, le comunali 2016, come governeremo la città. E il problema è che guardandoci in faccia adesso noi non governeremo un cazzo, ma proprio perché ci manca la capacità di farlo, cioè nel senso non abbiamo, cioè vediamo, e questo si lega con il coordinamento tra i consiglieri. Effettivamente siamo l'armata Brancaleone, su questo ne dobbiamo prendere atto. Qual è il problema? Il problema è se uno vive o meno di consigli di zona e consigli comunali. Cioè il punto principale è questo, che nessuno di noi lo fa a tempo pieno. Cioè sarebbe, e quindi è improponibile. Quindi voglio dire, o cerchiamo di convivere con il precariato di questa occupazione e vediamo di trovare una strada. E uno dei modi è pensare alle elezioni, vedere come le persone possono sentire dentro questo governare la città, che è un po' semivolontariato, e si lega anche al fatto che purtroppo gli attivisti, no? Se devono correre dietro qualcuno, cioè un parlamentare, un consigliere regionale, un consigliere comunale, un consigliere di zona, corrono tutti dietro il parlamentare, per cui secondo me dobbiamo anche un po' demolire questa gerarchia del, non dico di elevare i consiglieri di zona, no? Non è questa la questione, ma un po' bilanciare. Ma bilanciare le cose, perché comunque il governo amministrativo che parte da Roma e un po' finisce in zona 5, 9 o zona 1 dovrebbe avere pari dignità, se non diciamo in ordine inverso a come lo viene concepito, per cui è cruciale e si lega un po' con quello che è, non so se sto facendo filosofia, se per questo sto dicendo enormi minchiate, però credo sia questo il nocciolo della questione, ribaltare anche l'importanza di questa gerarchia in modo da far interessare gli attivisti alla cosa pubblica, cioè, per me dovrebbe essere naturale,
però sappiamo benissimo che non è così. E quindi su questo poi si riallaccia tutto il discorso abolizione consigli di zona, no? Però perlomeno ripensare per cui un 10 persone ma che si occupano. Ma per me entra in questo discorso perché l'abolizione dei consigli di zona si allaccia al discorso delle città metropolitane. Cioè o si fa davvero il decentramento passando dalla città metropolitana oppure non stiamo facendo nulla. Però sappiamo che è una cosa che non si fa dall'oggi a domani. Supponi che noi dovessimo proporre la mozione di abolizione dei consigli di zona, verrebbe bocciata. Ma sì, ma è un... Ok, quindi finirebbe lì come azione. Vorremmo, insomma, dovremmo lavorarci di più per costruire qualcosa. Anche perché poi ci sono altre questioni che però magari poi se rifacciamo il giro magari ne discutiamo in zona. Vincenzo sta ritirando su di nuovo la questione, è inutile partecipare a certe commissioni, quindi non partecipiamo e poi non votiamo certe delibere in commissione, però siamo punti da capo, dato che una commissione possono fare anche su più ordini del giorno, no? Cosa fai? Se ce n'è uno che ne vale la pena e due no, cosa fai? Non partecipi lo stesso, cioè diventa un po' intricato la cosa, quindi sono sempre delle idee che bisognerebbe entrarci. E attenzione, una cosa che poi ci confronteremo in zona, perché non ho capito bene se l'ultima questione è partita da scientologi o meno, però attenzione, che qui rischiamo di fare la parte, non dico dei razzisti, ma di quelli che non vogliono dialogare. Però non è capitato. Ah, no, pensavo, perché cioè, se inizia a partire in questo modo diventiamo un po'. Ok. Era la scintola per un'iniziativa così. No, era la scintola. Suonato su. Ma quello che ho fatto è il consiglio di zona delibera, dove lo rispondo. No, il discorso che secondo me bisogna fare è sul tempo. Noi avevamo fatto quelle statistiche su quanti ordini del giorno. Quanti punti dell'ordine del giorno sono dedicati alle associazioni, cioè noi passiamo 50-60% dei punti di discussione del consiglio di zona a parlare di patrocini, contributi, iscrizioni di associazioni all'albo. Quindi va oltre questo discorso di dare soldi, proprio l'attività principale del consiglio di zona è niente. Noi settimana scorsa non abbiamo fatto il consiglio di zona perché sono finiti i soldi, non ci sono punti da discutere e non abbiamo cioè non ci sono soldi da erogare perché qualcuno aveva capito che non c'erano soldi per ma noi facciamo addirittura su quello che deve arrivare questa discussione qua o la facciamo in modo sistematico e arriviamo a una conclusione oppure decidiamo che ci va bene così e continuiamo a lavorare come stiamo, però non lasciamola lì sulla lavagna e arriviamo a qualcosa di comune, cioè cerchiamo di... Però, Vincenzo, cioè, allora, le associazioni, se non riconosciamo che fanno un'azione gradita al territorio, perché ritieni che sia negativo parlare di questo? Io ho delle priorità, in consiglio di zona io ho altre priorità, secondo me il consiglio di zona deve fare altri lavori, non passare il 60% delle discussioni di un consiglio di zona a parlare di associazioni, di perché non, se le associazioni perché vivono nel territorio, sono quelli più a contatto, no, ma è sproporzionato, è sproporzionato, cioè solo su quello Santa Madonna. Ma perché lui sa di dire, no? Perché è la cosa più vicina al cittadino, cioè vuol dire un'associazione che ti fa un corso di scegliere poi servizi che i disabili, scusate, entro 5 minuti